Nella chiesa di San Pietro a Piacenza, questo ricordo di quelli che sono stati martiri della liberazione. Hanno combattuto, hanno perso la vita per un valore molto importante che è stato quello della liberazione. A tanti anni di distanza il ricordo però è ancora vivo, ma qual è il significato di questa celebrazione? Perché si vogliono ricordare queste persone scomparse? Come tutti gli anni vogliamo, a parte ricordare, ma fare una cerimonia religiosa, quindi una messa a ricordo di tutti gli amici che hanno preso parte alla lotta di liberazione e chi anche ha lasciato la vita per ricordarli di questo loro impegno rispetto alla comunità e tenere presente e viva la loro memoria ai giorni nostri nella popolazione. Ecco, ma i giovani comprendono il significato, di questi martiri? Lo comprendono se noi, se i genitori e la società attorno ne mantiene viva la memoria e riesce a farli comprendere, perché i giovani, ognuno di noi è quello che ha imparato, per cui bisogna tenere viva la memoria e spiegare bene tutti i passaggi. Padre, ci si ritrova per andare a ricordare questi martiri che hanno contribuito alla liberazione nel Piacentino. Esatto, non solo del Piacentino, ma anche si può dire hanno contribuito con numerosi altri a restituire la dignità della libertà, della responsabilità a tutta la nostra nazione italiana, combattendo contro le forme di totalitarismo e quindi anche direi proprio al punto di sacrificare la propria vita. E chi difende la dignità umana e i suoi valori, anche per noi cristiani, sono considerati dei martiri e dei testimoni e quindi anche degli esempi che ci stimolano a portare anche noi il nostro contributo perché questi valori anche nella società di oggi continuino ad essere preservati proprio a servizio dell'intera umanità. Faccio anche lei la domanda che ho fatto al dottor Spezia, ma i giovani comprendono queste cose oppure sono un po' distaccati? Ma penso che i giovani, ecco, più che alle parole, sappiano e vogliono guardare agli esempi. E questi, diciamo, martiri della Resistenza sono degli esempi che mantengono tutta la loro validità e attualità e che possono essere anche per i nostri giovani incoraggiamento, stimolo a organizzare e spendere la loro vita che possa avere un significato a servizio dei valori che promuovono la dignità della persona umana.